PM5S e la Lega a questo punto è il primo partito. Come cambiano gli equilibri anche a livello nazionale? Ma a noi interessa rispondere coi fatti. Mentre gli altri litigano, si dividono per le poltrone, lo sappiamo. Noi abbiamo ottenuto questa settimana il decreto luce e gas con lo sconto sulle bollette e settimana prossima il decreto benzina con lo sconto su benzina e diesel, e stiamo lavorando perché sia superiore rispetto al passato e arrivi a 30 centesimi. Perché alla Lega interessano i fatti, così come ad Alessandria c'è qualcuno che da Roma prende Alessandria come una colonia, come un laboratorio per spartizioni di poltrone a sinistra. Per noi Alessandria è una bella città e al centro ci sono il lavoro, le infrastrutture, le case, la mobilità, i giovani. Mi piace che un segretario di un partito importante come il PD venga qua senza conoscere la città e chiedere un voto contro. Noi non chiediamo un voto contro gli altri, chiediamo un voto per continuare il cambiamento che Alessandria ha scelto in questi anni. Sono proprio due modi di vivere diversi. A sinistra cioè c'è l'aggressione, c'è l'insulto, c'è l'attacco, noi invece proponiamo. Io penso che Alessandria sia cambiata in meglio in questi anni. Quanto è importante il risultato di questo secondo turno delle amministrative a livello politico? No, ma sono voti per i sindaci. Il PD la butta in politica per cercare accordini con Calenda, con Renzi, con pezzi di 5 Stelle. Per noi è importante per Alessandria, per Monza, per Verona, per Parma, per Catanzaro e per Lucca, perché il sindaco si occupa di case, di lavoro, di giovani, di anziani, di barriere architettoniche. Quindi lasciamo che la butti in politica, in cacciara alla sinistra, con accordi anche abbastanza oscuri su Alessandria, scambi di poltrone, dette, non abbiamo scelto la trasparenza. Chi ci sceglie sa cosa sceglie. Dall'altra parte c'è il boh, io sono assolutamente fiducioso, ecco, spero che voti tanta gente. L'unica cosa è questa, perché la scelta folle del ministro dell'interno di togliere il lunedì, si voterà una domenica 26 giugno con 40 gradi, con le scuole chiuse, con la gente in casa, col condizionatore che va e non va, perché quei costi che ci sono, anche quella è una scelta, quindi speriamo che votino tanti alessandrini. Senta, come commenta a proposito di accordi, come commenta la dichiarazione di oggi del competitor di Gianfranco Futica di Revigliasco, ha detto dal centrodestra è stato offerto a Giovanni Barosini, il terzo, tra virgolette, del primo turno, un assessorato in regione, un sottosegretariato, anche la poltrona di vice sindaco. Cosa commenta? Anche la presidenza del consiglio gli è stata offerta, però evidentemente di là gli hanno offerto il segretario generale della NATO, non lo so, ma io faccio politica in maniera diversa e se faccio una cosa la dico alla luce del sole, non faccio le robe di... Io non ho ancora capito se sto tizio che è stato peraltro in giunta col centrodestra, con la Lega, fino a qualche settimana fa abbia chiesto qualcosa e gli sia stato promesso qualcosa. Però ripeto, noi chiediamo il voto degli alessandrini per continuare a fare quello che abbiamo fatto, per parlare di università e portare studenti universitari, per portare lavoro, per portare infrastrutture. Se di là si scambiano poltrone e poltroncine, no, cosa gli abbiamo promesso di fare? L'assessore in regione, Ciumbia, addirittura. Ma al posto di Cirio io lo metterei, già che ci siamo al posto di Cirio, perché insomma, perché limitare questa persona senza offrirgli la presidenza della regione Piemonte o la presidenza del consiglio al prossimo giro. Senta, come commenta il risultato della Lega? Ha tenuto rispetto ad altre città del nord, però ha perso qualche punto rispetto al 2017, poi c'è stato anche qua ad Alessandria l'exploit di Fratelli d'Italia che ora traina il centrodestra. Ma a me interessa che vinca la squadra, poi in un anno va più avanti uno, l'anno dopo va più avanti l'altro, alle politiche dell'anno prossimo la Lega sarà prima, ma a me non interessa che la Lega sia prima, mi interessa che vinca il centrodestra. E quindi l'importante è il voto di domenica. Domenica scorsa era la fine del primo tempo. Alessandria ha avuto un ottimo risultato come Lega, anche grazie all'impegno disumano e sovrumano di Riccardo Molinari, così come in altri capoluoghi, non solo al nord, penso a Rieti, penso all'Aquila, ma penso alle vittorie di Palermo o di Messina. E oggi ho mandato i complimenti al nostro segretario di Lentate, che è un grosso comune brianzolo dove la Lega ha preso il 31%, quindi... Però sono scelte sui sindaci, voti per i sindaci, poi i voti per le elezioni politiche le contiamo l'anno prossimo nelle urne. Io sono
assolutamente fiducioso. Il governo a vita lunga se fa. Ecco, non vorrei che le beghe dei 5 Stelle andassero avanti altre settimane con gente che va, gente che viene, gente che scinde, gente che chiede, perché qua ad esempio sul decreto siccità io sono amaramente, negativamente stupito che ormai la siccità va avanti da mesi e il governo non abbia ancora provveduto a trovare dei soldi per rimborsare allevatori e agricoltori. Non so se dobbiamo fare tutti una danza della pioggia in Parlamento, dobbiamo invocare delle divinità, però si è perso già troppo tempo e non vorrei che i litigi a sinistra rallentassero. Se non piove non dipende dalla politica, la politica può dare dei soldi agli allevatori e agli agricoltori per risarcirli. Che non sia ancora accaduto, dal mio punto di vista, è imbarazzante. Il governo tiene comunque. Sì, se fa tiene.